Eccoci in studio, abbiamo parlato con Claudio Velardi, che è stato nostro ospite qui a Radio Yes. Abbiamo parlato un po' della situazione politica e abbiamo cercato di immaginare, ma solo immaginare, come potremmo arrivare e con quali schieramenti arrivare ad aprile alle prossime elezioni. E il tutto condizionato dalla forza, dal peso che l'Europa ha inevitabilmente sul nostro paese. E per cercare di capire come è vista oggi rispetto a qualche mese fa l'Italia e quali sono le reazioni rispetto a questo nuovo corso del nostro paese, abbiamo nostro ospite, uno che vive la realtà europea. È un deputato europeo del Partito Democratico ed è nostro ospite Guido Milana. Ciao Guido. Buongiorno, buongiorno, ciao Francesco. Allora, sono passati 7-8 mesi dall'avvento del nuovo governo Monti, sembra passato un secolo. E com'è cambiata l'immagine dell'Italia a Bruxelles? Intanto è cambiato il rapporto del nostro paese con Bruxelles, è cambiato il rapporto del governo con Bruxelles. Io sono lì dal 2009 e nei primi 2 anni di attività non abbiamo visto un ministro italiano né tantomeno il Presidente del Consiglio. Devo dire che Monti ha immesso immediatamente un nuovo modo di fare, nel senso che si è immediatamente presentato a tutto il gruppo di deputati italiani, ha chiesto collaborazione con grande umiltà, devo dire, e ha aperto contatti per le attività di ognuno di noi, per le materie di cui ci occupiamo, con tutti i ministri, e non c'è settimana nella quale noi non abbiamo una relazione concreta sulle cose con i ministri italiani, ovvero la fase ascendente della legislazione europea, sia delle decisioni del Parlamento ma sia anche degli orientamenti della Commissione, è presidiata molto bene. È chiaro che questo ha conferito una diversa immagine complessiva al paese. Ecco, noi, devo dire, mi sembra un secolo fa che nella quale ci dicevano come fate a sopportare Berlusconi. Ora, detto da me che sono un deputato del PD, può sembrare un attacco politico, ma vi garantisco che è proprio la realtà, nel senso che c'è un'opinione totalmente diversa nel sistema politico italiano. Quanto italiani, siamo continuati ad essere considerati quello straordinario popolo quale siamo, lo eravamo prima e lo siamo ora, ma certo nel merito, nell'efficacia dell'azione politica e di quella amministrativa, le cose sono cambiate radicalmente e l'opinione su di noi è nettamente migliorata. Ecco Guido, io ti faccio una domanda, è un luogo comune quello che dice che l'Italia sfrutta poco le opportunità che vengono dall'Europa sotto forma di finanziamenti, di rapporti proprio tra aziende di paesi. È vero questo o è una vulgata che non trova riscontro? No, è assolutamente vero, però bisogna fare una piccola riflessione e io approfitto per farla, perché fare chiarezza in questo senso significa anche avere poi maggiore capacità di intervenire sulle cose. Allora, noi utilizziamo abbastanza bene, devo dire, sempre con un po' di ritardo, i cosiddetti fondi strutturali, cioè le risorse europee che passano attraverso i grandi fondi che vengono distribuiti alle regioni. Uh-huh. Ovvero, su questi noi raggiungiamo anche percentuali del 95, 96, 97%, a volte lo facciamo in maniera un po' pasticciona, a volte lo facciamo con ritardo, cercando sempre di arrivare così in zona Cesarini. Ma su questa parte di risorse noi abbiamo una presenza, devo dire, positiva. Ciò che noi non riusciamo a intercettare rispetto alle disponibilità europee sono i cosiddetti bandi europei, cioè tutto ciò che viene speso, e questo riguarda quasi un terzo della spesa comunitaria, quindi si tratta di bei soldi, per dirla in maniera molto, molto poco elegante ma efficace, e che sono i cosiddetti bandi, ovvero materie che in termini verticali possono essere diciamo affrontate con risorse europee, e su questi c'è una grandissima assenza. Noi raggiungiamo malapena il 7, 8, 10%. Ecco perché questo avviene, perché potrebbe essere un polmone straordinario per il nostro paese in un momento così critico, perché non sappiamo né progettare né rendicontare, nel senso che molto spesso, anzi non molto spesso, generalmente le amministrazioni pubbliche italiane
hanno una scarsa capacità di progettazione sul metodo europeo, e hanno, sai, noi siamo un paese della pacca sulla spalla, nel senso che la relazione tra un sistema imprenditoriale, un comune rispetto alla propria regione, è una relazione che passa attraverso un sistema di relazioni politiche più o meno evolute, ma che comunque fanno riferimento sempre alla politica. In Europa non è così. In Europa esiste una burocrazia molto forte, nel senso buono della parola, una progettualità e degli obiettivi che sono essenzialmente quelli legati alla coesione. In fondo la coesione che cos'è? Cercare di trovare strumenti attraverso i quali i paesi europei abbiano la stessa capacità d'accesso alle risorse, e soprattutto utilizzino queste risorse per conseguire obiettivi comunitari. Ecco, noi non abbiamo bene preso di mira gli obiettivi comunitari, di conseguenza non sappiamo intervenire su quelle materie. Faccio qualche esempio: promozione culturale, quindi andiamo su cose, anche azioni a volte considerate immateriali, perché quelle materiali sono tutte all'interno dei fondi strutturali, ma promozione culturale. L'Europa ha l'esigenza di ampliare e di costruire relazioni fra i paesi europei. Esistono dei programmi specifici che tendono a questo, quindi che finanziano l'interscambio, finanziano la crescita turistica di aree omogenee attraverso progetti che sono transnazionali, che hanno necessità di partnership nazionali ed europee. In genere sono tre i partner che bisogna scegliere per accedere a queste risorse. Sì, certo. Noi abbiamo la difficoltà a discutere con questi, perché magari in un comune più o meno grande non abbiamo neanche il dirigente che si occupa, che sappia parlare inglese o francese, che quindi si possa relazionare. Gli strumenti, diciamo, di relazioni internazionali prestano il fiato, cioè noi abbiamo come unico soggetto a livello internazionale che interviene è l'AICRE, ma che si limita davvero a fare... Ecco Guido, per non andare troppo nel tecnico... Sì. Cosa per i nostri ascoltatori, proprio per capire anche bene la cosa, come può aiutare una situazione, un deputato europeo, che può fare per aiutare il nostro paese, le aziende, gli enti locali a usufruire di fondi che oggi in un momento così duro sarebbero fondamentali? Ma la cosa è relativamente semplice, nel senso che intanto bisogna avere dati, un database vero e proprio, cosa che manca al nostro paese. Noi stiamo cercando, io da un paio di anni, tu mi conosci, sai che sono un pragmatico molto forte, e quindi da buon ex sindaco. Appunto, io devo dire che nella mia vita politica le ho passate tutto, ho fatto il sindaco, il consigliere provinciale, il consigliere regionale, quindi mi pregio di conoscere un po' la scaletta e i limiti delle nostre istituzioni. E intanto bisogna avere le idee chiare sugli obiettivi e le esigenze dei nostri territori, cioè una vera e propria lettura dei bisogni. Questa lettura dei bisogni può essere, in qualche modo, può trovare in bandi che sono quotidianamente emanati dall'Europa, cioè ogni giorno, basta collegarsi al sito, ci sono 1, 2, 3, 5 bandi nuovi sulle materie più svariate, e dentro la lettura attenta di questi bandi bisogna calare quelle esigenze e avere la fantasia, che a noi non manca. Noi invece che cosa facciamo? Quindi progettare puntualmente. Noi che cosa facciamo? Facciamo le domande dappertutto, in maniera molto semplicistica, senza originalità, nelle nostre richieste, senza un progetto che sia coerente con gli obiettivi che l'Europa si è dato. Vi do un dato, agli ascoltatori. Nel 2010, parliamo, il dato consuntivo del 2010, noi abbiamo avuto sui bandi europei circa 3.000 domande dall'Italia, di queste ne sono state ammesse una ventina, poi abbiamo avuto 150 domande dalla Germania e ne sono state ammesse 140. Allora, che significa? Non che i tedeschi sono meglio tutelati lì, assolutamente, lo escludo in assoluto, ma significa che i tedeschi hanno bene interpretato quegli obiettivi. Per stare in Europa bisogna seguire l'Europa, cioè bisogna sapere che se l'Europa decide che il prossimo anno è l'anno internazionale dell'anziano, anzi è quello che stiamo vivendo, e i bandi sono destinati a sollecitare un livello di qualificazione dell'offerta alla popolazione anziana, noi dobbiamo progettare in quella direzione. Ora, che quest'anno sia l'anno dell'anziano lo si sa da 4 anni. E abbiamo fatto poco e niente. E noi niente, noi arriviamo all'ultimo momento, è uscito il bando, che facciamo? Stiamo lì e non ci siamo. Allora,
Io da anni, mi ricordo, ero ancora sindaco, quindi ormai un secolo fa quasi, dicevo, bisogna, ad un congresso dell'ANCI dissi, occorre che i comuni italiani abbiano l'assessore alle politiche comunitarie, che diventerà nell'arco di qualche anno, dicevo e sostenevo e sostengo ancora, probabilmente l'assessore di riferimento all'interno di un'amministrazione, e questo sarà sempre più efficace. Allora, per tornare alla domanda iniziale, si può passare da un utilizzo dell'8-9% dei fondi potenzialmente disponibili a un utilizzo del 30-40-50% in funzione del tasso di attenzione che immettiamo all'interno delle nostre amministrazioni, attraverso anche un minimo di formazione della cosiddetta dirigenza dei comuni. E quello è fondamentale. Sì. Cioè io sono convinto che il sindaco di un borgomastro tedesco di un comune di 10.000 abitanti almeno 3 volte a settimana si collega ai siti comunitari per capire che c'è di nuovo. In Italia va bene se qualcuno per errore lo fa una volta all'anno. Ecco, questo è il tema. Allora ci vuole aumentare il tasso di attenzione, destinare risorse intellettuali innanzitutto su questo e poi promuovere